Salve amici! Tsunami e terremoti catastrofici si stanno verificando sempre più spesso, quindi gli scienziati stanno cercando in ogni modo possibile di prevedere e provvedere a eventuali futuri disastri. Purtroppo non sempre hanno successo, almeno per ora. In questo video vi parleremo dei disastri naturali più terribili accaduti tra gennaio e aprile 2024. Giappone. Il 1 gennaio 2024 in Giappone si è verificato un forte terremoto con epicentro vicino al villaggio di Noto. La scossa di magnitudo 7 ha colpito la prefettura di Ishikawa. Si è trattato del peggior disastro naturale nel paese negli ultimi 8 anni. Durante il terremoto sono rimaste ferite circa 500 persone. 323 persone sono state considerate disperse e in 168 hanno perso la vita. Circa 28.000 residenti della regione sono stati costretti a evacuare. Inoltre, 24 villaggi e 2 città sono rimaste isolate a causa delle frane, per un totale di circa 3.300 persone intrappolate. Russia. Anche in Russia gli eventi meteorologici pericolosi stanno diventando sempre più frequenti. Nella primavera del 2024, nel sud del paese, la temperatura è salita fino a 16 gradi e a est è scesa la nebbia. 34 regioni del paese sono state colpite da esondazioni e piene anomale. C'era così tanta acqua che la gente si spostava in barca. Secondo i residenti locali, ciò non è mai accaduto prima. Il 5 aprile 2024 a Orsk, nella regione di Orenburg, una diga sul fiume Ural si è rotta a causa di una di queste esondazioni. Di conseguenza, secondo il governo regionale, nella regione di Orenburg sono stati allagati circa 13.000 edifici residenziali e circa 15.000 appezzamenti di terreno. Il 10 aprile il livello dell'acqua nel fiume Ural è arrivato a quasi 10 metri. Sullo sfondo dell'alluvione è stato dichiarato lo stato di emergenza anche nelle regioni vicine. Nella regione di Kurgan, le acque alluvionali hanno allagato vecchi pozzi di uranio. L'alluvione ha spazzato via le scorie radioattive che si erano accumulate per anni nelle acque sotterranee di vecchi pozzi. Secondo gli ambientalisti, l'alluvione ha riversato nel fiume Tobol le scorie radioattive, ovvero i sali solubili di uranio, che si erano accumulati nel corso degli anni nei vecchi pozzi di ricerca nucleare. Inoltre, dalla metà di giugno dello scorso anno, la Russia meridionale è colpita da una massiccia invasione di locuste, che ha causato enormi danni ai raccolti nelle regioni di Volgograd, Astrakhan e Rostov. La situazione nella regione di Stavropol, in Dagestan e in Kalmykia, era sull'orlo del disastro. Questa invasione è la più grande degli ultimi 30 anni. Gli enormi sciami di insetti stanno distruggendo migliaia di ettari di terreno. In un giorno possono percorrere fino a 200 chilometri. Non si vedono né la terra né il cielo. Gli sciami di locuste sembrano essere ovunque e non si fermano davanti a nessun ostacolo. Automobili, recinzioni, pali, muri di case. I residenti hanno smesso di vivere. Ora girano video e li pubblicano sui social. Le invasioni di locuste sono un evento annuale in Russia, ma il caso attuale viene già definito senza precedenti. In 3 regioni della Russia è già stato dichiarato lo stato di emergenza. I report della regione di Stavropol assomigliano a resoconti dai campi di battaglia. Testimoni oculari riferiscono che gli stormi di locuste voraci, a quanto pare, si stanno già spostando verso la parte centrale del paese. Questi insetti preferiscono le pianure alluvionali, le paludi e i canneti. Le locuste si stanno preparando a deporre le uova, quindi si nutrono con avidità. Le orde di insetti distruggono tutto ciò che trovano sul loro cammino. Migliaia di ettari di mais, girasoli e soia sono scomparsi. Più di 1 milione di ettari di coltivazioni varie nella Federazione Russa sono già stati colpiti dalla locusta del Marocco e da quella migratoria. Stati Uniti d'America.
Una potente serie di tempeste ha colpito gli Stati Uniti orientali tra il 9 e il 10 gennaio 2024, provocando gravi conseguenze, tra cui inondazioni costiere, forti venti, quasi 1 milione di interruzioni di corrente e almeno 5 morti. Le tempeste hanno lasciato quasi 400.000 persone senza elettricità. New York, Pennsylvania, New Jersey, Michigan e Carolina del Nord sono gli stati più colpiti. A partire dall'8 gennaio sono stati segnalati almeno 23 tornado in diversi stati, con forti nevicate nel Midwest e forti venti nel Nord-Est. Più di 2.000 persone a Brooklyn e New York sono state evacuate in tende rifugio. Le tempeste hanno causato gravi interruzioni nei viaggi e numerose cancellazioni e ritardi dei voli. Cina. Condizioni meteorologiche estreme si sono verificate in Cina il 31 marzo, concentrandosi in 9 città, tra cui Nanchang e Zhejiang. Le tempeste hanno colpito 93.000 persone in 54 contee e circa 2.800 case sono state danneggiate. Secondo i funzionari locali, le potenti tempeste con fulmini intensi, forti piogge e grandine devastante hanno causato danni economici stimati in 21 milioni di dollari. Nella provincia di Jiangxi, una potente raffica di vento ha sradicato le finestre di un edificio a più piani. La raffica è stata così forte da scaraventare per aria 3 persone attraverso le finestre rotte del 20° e dell'11° piano. Il vento ha raggiunto i 128 km orari. Purtroppo, i malcapitati non avevano alcuna possibilità di sopravvivere. Una residente al 20° piano ha detto che la sua famiglia ha dovuto aggrapparsi ai mobili per evitare di essere spazzata via. Decine di persone sono rimaste ferite durante il furioso disastro. Anche il tetto di uno degli edifici di Nanchang è stato distrutto. In seguito al cataclisma, più di 800 persone sono state evacuate dalle loro case. E il 2 aprile, un'altra forte tempesta ha lasciato le persone intrappolate in una casa crollata nella stessa città, uccidendo 7 persone. Arabia Saudita. Dal 29 marzo è successo qualcosa senza precedenti in questo paese. Nel secondo deserto più grande del mondo, forti piogge, accompagnate da temporali e grandine, non sono cessate per una settimana. Molte autostrade e strade sono state allagate e dove prima c'era un mare di sabbia è comparso un mare di grandine. In diverse regioni è stato dichiarato il livello di allerta rossa. E il 31 marzo, nel distretto di Al-Baha, è caduta in un giorno la pioggia che di solito si registra in 3 mesi e mezzo. La quantità di acqua nelle dighe ha superato il livello massimo. Nella città di Al-Namas, nel distretto di Asir, le strade sono state coperte di neve. Si ritiene che il fenomeno sia il primo di questo tipo nella regione in quasi 25 anni. In seguito, nel nord-est del regno si è osservato un fenomeno strano e spaventoso. Dal nulla sono comparsi milioni di coleotteri che hanno invaso le strade delle città. India. Il 31 marzo una violenta tempesta ha causato distruzioni massicce in 4 stati dell'India. La tempesta ha causato gravi danni a un aeroporto internazionale. Molti voli sono stati cancellati. Il distretto di Jalpaiguri nel Bengala occidentale è stato il più colpito. Un tornado e una forte grandinata non hanno dato pace alla popolazione locale. Il temporale è stato così forte che il vento ha sparso moto, auto e detriti per le strade. Circa 800 case sono state danneggiate. Il settore agricolo ha subito ingenti danni. In seguito, 5 persone sono morte e più di 300 sono rimaste ferite, 42 delle quali in gravi condizioni. Bangladesh. Sempre il 31 marzo, forti piogge e grandine hanno portato caos e distruzione in alcune parti del Bangladesh. Almeno 140 persone sono rimaste ferite. Nel distretto di Sunam Ganj sono state danneggiate 500 case. I residenti del distretto di Sylhet sono rimasti scioccati dalla dimensione senza precedenti della grandine. Molti hanno pubblicato foto e video di auto danneggiate, tetti di lamiera ammaccati e finestre distrutte. Taiwan. Il 3 aprile si è verificato un terremoto di magnitudo 7.2 vicino alla contea di Hualien, a Taiwan. È stata la scossa più potente sull'isola negli ultimi 25 anni.
Solo nel primo giorno si sono verificate più di 260 scosse di assestamento, tra cui forti scosse di magnitudo superiore a 5 e una di magnitudo 6. I terremoti hanno provocato numerose frane che hanno ucciso diverse persone. La gente è rimasta intrappolata nelle miniere, nei tunnel e negli edifici. Più di 1000 abitanti sono rimasti feriti e almeno 10 persone sono morte. Poco dopo, il 23 aprile, sono stati registrati più di 80 terremoti sulla costa orientale di Taiwan. Alcuni hanno causato notevoli scosse agli edifici della capitale Taipei. Il più forte ha avuto una magnitudo di 6.3 e un albergo, già danneggiato dal terremoto del 3 aprile e non più operativo, si è leggermente inclinato. I cataclismi su larga scala causano danni non solo al paese in cui si sono verificati, ma spesso colpiscono anche l'intera economia mondiale. Ad esempio, l'isola di Taiwan ospita il 92% degli impianti di produzione di chip più avanzati del mondo. Anche piccole interruzioni a queste strutture possono compromettere seriamente l'intera catena di approvvigionamento mondiale. Europa. Alla fine di marzo, i paesi europei sono stati colpiti da un'ondata anomala di caldo estivo, che ha battuto tutti i record con ampio margine. Questa anomalia meteorologica ha provocato tempeste distruttive contemporali, acquazzoni e grandinate. Allo stesso tempo, la polvere del Sahara ha peggiorato significativamente la qualità dell'aria nella regione. Gli esperti prevedono che il 2024 potrebbe diventare l'anno più caldo mai registrato a causa del fenomeno El Niño, che ha già causato una siccità record in Amazzonia l'anno precedente. Polonia. Il 30 marzo, la città di Tarnów, in Polonia, ha registrato la temperatura più alta della storia per quel mese. E il 1 aprile, un potente uragano si è abbattuto sul paese. Purtroppo, il disastro non solo ha causato danni agli edifici, ma ha anche ucciso 5 persone. Secondo i dati, le persone sono morte a causa di alberi che gli sono caduti addosso. La velocità del vento durante l'uragano ha raggiunto i 70 e i 130 km orari. In quella giornata, i vigili del fuoco hanno effettuato ben 140 interventi in una città di appena 100.000 abitanti. Francia. In Francia, le piogge hanno provocato lo straripamento dei fiumi nella parte occidentale del paese, provocando inondazioni storiche. Il livello del fiume Creuse ha superato il record stabilito ben 101 anni fa. Decine di strade si sono trasformate in laghi e sono state chiuse. La gente del posto dice di non aver mai visto niente di simile e definisce il cataclisma l'alluvione del secolo. Grecia. Il 23 aprile ad Atene il cielo è diventato arancione a causa della grande quantità di polvere portata dal deserto del Sahara. Le nuvole di polvere hanno coperto non solo la capitale, ma anche le città vicine. A un certo punto anche l'acropoli è scomparsa alla vista. Le autorità locali hanno affermato che si è trattato della peggiore tempesta di sabbia che abbia colpito la Grecia dal marzo 2018. Elevate concentrazioni di polvere nell'aria non solo riducono la quantità di luce solare e la visibilità, ma creano anche una situazione ambientale che può colpire negativamente le persone con malattie respiratorie. Con questo è tutto, amici. Lasciate un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!